Non era questo che volevo. In un istante solo tutta la mia vita distrutta. Guarda, Diliana, questo povero volto stanco, dai lineamenti tirati, è il tuo. Un volto vecchio. Eppure è passato così poco tempo da quando ti sentivi giovane, pronta per la lotta, decisa a difendere la tua libertà a qualunque costo. Ferma così. Mi piace quando somiglia al tuo ritratto. Sì, e se fosse il ritratto ad assomigliare a me? E se io ti confessassi che non faccio il fotografo? Ma ti rendi conto? Io mi sforzo di appiccicare un'anima dietro a questo volto grazioso, sì, ma totalmente inespressivo, e la disgraziata vuole una fotografia. Solange, ti pregherei di non farci bere il vermouth e il bicchiere del dentifricio, a meno che per te non sia una questione di principio. I miei principi mi suggeriscono di comprare calze e non bicchieri. Secolo di idioti. Disconoscere un figlio così. E cioè chi? Ma a te si capisce? Ah, non preoccuparti. Penserà l'Apocalisse a far giustizia. Sì, l'Apocalisse! Quando tutto il mondo si colorerà di rosso e di blu e solo il giallo sarà salvo. Aliana, perché non sei gialla anche tu? Saresti salva come i miei quadri. Va, scopri un po' di spalle. Non mi rimane che fidare sulla tua preziosa anatomia per salvare un quadro non fatto col giallo. Van Gogh, immortale Van Gogh! Guarda cosa è ridotto l'erede dei tuoi colori. Il migliore dei tuoi figli. A proposito di figli, porta tuo padre e tua madre alla mostra. Ho bisogno di pubblico. Sei pazzo. A mio padre verrebbe un colpo vedendomi in mezzo a nudi in una mostra. Ci porterà Fernando. Bene. Ma perché? Al tuo futuro marito queste cose non fanno impressione? Secondo mio gli possono fare tutto l'effetto che vuole. Non mi sembri accecata dalla passione. Ne ho abbastanza di vivere come vogliono gli altri. Vorrei fare come te, che sei libera e non rendi conto a nessuno. E poter liberamente coniugare il verbo amare. Io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo un po' meno, noi non ci amiamo più, arrivederci e cambiamo soggetto. Non mi sembra che voi due siate già arrivati a questo punto. Perché Solange ha trovato me, il compagno ideale per una scrittrice come lei, giacché io non le offro assolutamente quella tranquillità e quella sicurezza che la disturberebbero nel suo lavoro. Il quale lavoro consiste nello scrivere su di un giornale di cinema che a Martin Carol piace la tapioca con l'aceto e a Gina Lollobrigida la zuppa all'estragon. Zuppa all'estragon? Che cos'è la zuppa all'estragon? Un bollito di ombrelli. Ciao, oh, che orrore. Omaggio. Grazie. Il manifesto per la campagna autunnale. Ti piace? Comprerò un impermeabile. E farai male, basta essere le vittime degli impermeabili. Bisogna ritornare all'era del parapioggia. Chiudi quell'ombrello che porta Iella! No, porta bene! Dammi qua, vieni! Disgraziata, dammi quell'ombrello! È liana questa? La vera liana, la liana sconosciuta che ha aperto le ali pronta ad affrontare tutte le avversità della vita. Sarà, ma a mia moglie il ritratto non glielo farai. D'accordo, ma almeno comprami una piccola tela. No. Piccola, piccola. I tuoi quadri mi disgustano. Ma perché almeno la mostra ce ne sia uno col cartellino venduto? No. Petente. Sei un vile mercante. Ragazzi, le 5. Andiamo alla stazione che arriva Fernando. Sì, andiamo. Su, preparati. Mi cambio in un minuto. Diana! Oh, andiamo, basta. Oh. Salve ragazzi, ci siete tutti. Come è andata? Male per te, ingegnere, è una collega in famiglia ancora prima di sposarti. Felicitazioni, architetto. Grazie, caro. Peccato che tu non fossi presente alla discussione della tele. È stata formidabile. Oh, è stato un vero miracolo. Allora bisogna festeggiare questa vera. Oh, ma cosa ci aspettano? Presto, ragazzi, mamma e papà hanno invitato la parentela e tutte le zie al cuore. Chissà che non trovi moglie. No, oh, stupido. In questo caso il giudice d'appello non può che confermare la prima sentenza. Solo la Cassazione può decidere sull'interpretazione. E quel poveretto che ha solo rubato è qualificato un assassino perché il compagno ha ucciso il guardiano. Correità, cara signora, correità. Festeggiamo la sua laurea e sono le 6 e gli invitati aspettano. Stai calmo, forse avrà ritardato il treno di Fernando. Dopo. Non ti preoccupare, Augusto, fra poco sarà qui. Buonasera a tutti. Scusateci il ritardo. Ciao, papà. Finalmente, Liana. Ciao, quanto tempo ti sei fatta aspettare. Complimenti, grazie. Liana. Coraggio, ragazzi, presentatevi. Bando ai formalismi. È l'educazione che manca ai miei tempi. Sì, sì, tanto papà, ai tuoi tempi.
Cara, ti sei ricordata di ritirare il diploma? No, ho fatto tardi, non ho avuto il tempo, la segreteria dell'università era già chiusa. Oh, io che ci tenevo tanto. Oh, lo ritirerò, non dubitare. Ormai non me lo porta via più nessuno. Vieni. Guarda che cosa avevo preparato. Ti piace la cornice? Magnifica, direi che è anche troppo per quel pezzo di carta. Oh no. Sergio, ci faresti un bel quadro su misura? Io mi venderei la cornice. Sai mamma, quello che conta sono i fatti, sono architetto. Diploma o non diploma, paghiamo questa laurea. Con l'augurio sincero, brindiamo a quest'architetto e alla nuova architettura. Grazie. Mamma, papà. Grazie, cara. Scusa, prego, Leonora. E con me? Oh, la prendi tu. Non dimentichiamo i colleghi, signora Sorrisa. Tieni. E allora questo matrimonio, quando si farà? Oh, presto, prestissimo. Aspettiamo le carte. Salute. In fondo, Fernando fa un affare. Prende moglie e acquista un prezioso aiuto nel suo lavoro. A proposito di affari. No, alla mostra dei tuoi padri non ci verrò mai. Sbrigati, stando per aprire. Ecco, ho finito. Su, Michele, deciditi. Questo. Questo ha dei bei valori cromatici. Beva allora questo che è il più brutto. Ma sì, va bene, tanto lo sbatto in solaio. È già dove i topi distruggeranno i milioni che varrà tra qualche anno. Fernando, sono furiosa con lui. Proprio oggi una commissione d'opera. Ho venduto un quadro a Michele. No! Guarda, Liana, ti ho messa al posto d'onore. Se l'avessi saputo non sarei venuta. Attenti, la critica. Scusate. Oh, su Cristo, vai! Buongiorno. Oh, che temperamento questo pittore. Sai dirmi chi è? Aspetta, mi pare Sergio Rollini, ecco. Oh, è magnifico. Stupendo. Solamente nelle sue tele c'è questo colorato di colori. E il tono dei colori, il gioco dei volumi. Oh, andiamo, vai, vai. Grazie. Ha promesso di parlare sul suo giornale. Non che ci tenga, ma insomma... È lei l'autore? Sì. Di tutti? Sì, di tutti. Complimenti. Scusi, lei è un critico? No. Allora grazie. Scusami, ma sono atteso dalla stampa, devo andare. Ah, Liana, mi raccomando, il signore è un intenditore. Vuoi fare tu gli onori di casa? Grazie. Ragazzi, andiamo, questo quadro è già venduto, non ci interessa. Dipinge anche lei? Sì, così a modo mio. Io faccio l'architetto. Ah, lei ha già visto le altre sale? No. Non vuole accompagnarmi? Sa, penso che questo sia un genere di pittura un po' aggressivo per una persona sola. Volentieri, ma... Vede bene che i suoi amici hanno altro da fare. A lei interessa veramente la pittura? Beh, in confidenza ero in ritardo a un appuntamento al bar qui di fronte. Quando sono arrivato non c'era nessuno. E così è entrato qui. Evidentemente devo essere in ritardo anche sulla pittura. Beh, ma lei sa che questo quadro è un po' complicato anche per me? Cosa c'è? Pensavo a lei. Cercavo di capire com'è, che cos'è. Non cerchi troppo. Sono una qualunque ragazza borghese laureata in architettura. Ah, e quindi avrà già fatto un bel progetto per l'avvenire, a linee esatte. Certamente. Per esempio, sono fidanzata. Il pittore? Oh, Sergio? No, un mio compagno di lavoro, un ingegnere. Capisco. Una cosa seria? Certamente. Da più di 2 anni. 2 anni? Non è una cosa seria. Perché? Se fosse quello l'uomo della sua vita, non l'avrebbe fatta aspettare tanto. Beh, può darsi vi siano delle ragioni. Quando si è innamorati non ci sono ragioni che tengano. Sembra mi stia facendo un processo e ci siamo appena conosciuti. Ha ragione, mi scusi. Perché mi dice queste cose? Se non sa nulla di me e della mia vita. Diciamo che il quadro mi ha aiutato a conoscerla meglio. Tchaikovsky diceva di se stesso: rimpiangere il passato, sperare nell'avvenire, non essere mai soddisfatto del presente. Crede che anch'io sia così? Vede? È un ordine. Un ordine? Quello, uscita. Avanti, andiamo. No, devo prima salutare i miei amici. Ah, qualche volta bisogna saper dispiacere agli amici. È bello qui. A lei piace? Se mi piace, ci abito. Dove? In una di quelle. Oh.
Ma lo sa che è un tipo strano, lei? Perché? Parla dell'amore in un certo modo. Forse è perché mi piacciono molto le donne e mi dispiace di vederle soffrire. È difficile parlare d'amore eterno. Oppure è facile parlarne, ma è difficile trovarla. Finché non troverà la donna da cui non potrà più separarsi. Ah, mi aspettavo che dicesse così. Ognuna di voi ha la persuasione di essere diversa dalle altre, di poter compiere il miracolo di cui le altre non sono state capaci. Ma io non parlavo di me. Ah, certo, certo. Io credo all'amore che non dura più di 8 giorni. Dopo non è che abitudine o testardaggine. Mi dispiace per lei. Ad ogni modo, lei è un mostro. Ah. Finalmente ho capito a chi assomiglia lei. Era un'ora che me lo stavo chiedendo. Ah, sì? E a chi? A Gerardo Villabruna, il direttore d'orchestra. Per forza, sono io. Come? Vede quella terrazza? Sì. Naturalmente lei non oserà mai salirci per vedere cosa c'è dietro. E perché, scusi? Così, perché lei è troppo borghese, non è il tipo. Ah. Perché? C'è un tipo particolare che vuol sapere cosa c'è là dietro. Ah, sa, non c'è davvero granché. Soprattutto un gran disordine, poi molta musica e un bicchiere di whisky. Ma capisco bene che il mio invito le fa paura. Non ho paura di niente. Allora tanto meglio. Non dirò certamente che lei è la prima donna che entra qui dentro. Non ne ho mai dubitato. Ma le assicuro che non ho mai avuto tanta emozione. L'ha arredato lei questo studio? Sì, perché? Perché corrisponde esattamente a quello che mi ha detto di lei. Di me? Ma se non le ho detto niente. Se non sbaglio, finora abbiamo parlato solo di lei e del suo matrimonio. Esatto. E non le interessa sapere come io vedo lei? No. Senta, io scherzavo. Se le fa piacere di sposarsi, si sposi pure e non ne parliamo più. Molto gentile. Ad ogni modo le dirò che la penso anch'io come lei. Grazie. Che cos'è? La registrazione del mio ultimo concerto. Ah. La sesta di Tchaikovsky. La patetica. Lei è la sola persona che sappia esprimere ciò che ho sempre pensato e che tutti hanno cordialmente riprovato. Forse perché non capiscono. Come mai lei è così diverso? Sente questa musica. Devo vivere per lei. Io non posso legarmi a qualcuno. Come posso accontentarmi di una persona sola quando parlo a migliaia di persone con la mia musica? E quando per essere quello che sono devo amarle tutte? Allo stesso modo. La libertà, non so cos'è e non me ne importa. Io cambierei la mia vita solo se fossi fallito. Se mi accorgessi che non sono capace di legare a me tutti quelli... quelli che mi ascoltano. Come? Va già via? Sì, è tardi. Spero che verrà al mio prossimo concerto alla radio. Con piacere. Le lascerò 2 poltrone, poi venga a trovarmi in camerino. No, deve ricevere le ammiratrici che vengono a felicitarsi. Ho paura di incontrarcene troppo. Allora ritorni qua. No. Perché? Certe imprudenze non bisogna commetterle 2 volte. Arrivederci al concerto. Ti aspettavo per dirti che c'è temporale in aria. Fernando se n'è andato mezz'ora fa di pessimo umore. Oh, sai, peggio per lui, è colpa sua. Doveva raggiungermi alla mostra di Sergio. Buonasera, mamma. Buonasera, papà. Cosa credi di essere all'albergo, tu? Oh, papà, ripeti sempre le stesse cose. Scusami, mi è passata l'ora. Non credo sia un delitto. Finché sarai qui ti prego di rispettare l'orario e le mie abitudini. Non fai che dare cattivi esempi a tua sorella.
Dovevi pensare che c'era Fernando. Il tuo modo di condurti l'ha molto rattristato. Fernando sapeva benissimo che oggi c'era l'esposizione di Sergio. Infatti si è liberato dei suoi impegni per venirti a prendere. Non ti ha trovato. Ma papà... No, non dirmi niente. Mi diresti delle bugie. Giovanna. Signorina, porta in tavola. Sono ingiusti con te. No, stasera hanno ragione. Non è vero, sai. Tu non mi dai mai cattivi esempi. Al contrario. Mi piace il tuo coraggio. Vorrei essere come te da grande. No, resta come sei, sarà meglio. Adesso va a letto, è tardi. Guarda! Ti piace? Te l'ha comprata la mamma questa roba. Mamma? Non gliel'ho fatto vedere. Me lo sono fatto da me per andare domenica al mare. Ma con quest'aria che c'è in giro, ho paura che non mi ci manderanno. Ah, non ci pensare. Aggiusterò ogni cosa perché tu possa andarci. Grazie, Liana. Liana? Cosa c'è? Ma tu lo ami veramente, Fernando? È un bravo ragazzo. Ti ho domandato se lo ami. Sono delle cose che tu ancora non puoi capire. Invece capisco benissimo che tu ti sposi per... Ti prego! Non immischiarti nei fatti miei anche tu. Vai a letto ora. Ecco, Paolo, vieni con noi a bere un bicchiere. Sicuro? Le ho presi 6 fiasche all'osteria. Sono pochi. Fate prendere degli altri. Oh, ma c'è di bere. Insomma. Intanto lo fanno di spiego. Hai ragione, Mario. Avremmo immaginato che avremmo finito così presto, ingegnere. Dica la verità. Forza, ragazzi. Scendete, vi raggiungo subito. Cosa fai qui nascosta? Ho visto che precedevi la cerimonia. Ho preferito attenderti. Cosa è successo? Perché? No, niente. Ero curiosa di vedere la costruzione. Ti sei fermata davanti alla porta della casa che sarà nostra. Fernando, credi veramente che potremo essere felici insieme? Voglio dire, sempre. Naturalmente. Perché? Hai dei dubbi? No. Ma vorrei sapere che cos'è che ti rende così certo. Ma scusa, cara, che discorsi. Siamo sempre stati innamorati l'uno dell'altro da che esiste il mondo. Se non ci conosciamo noi due... Per piacere, non scherzare. Non scherzo affatto. Se poi posso scherzare, dirò allora che il nostro amore mi sembra fatto come questa casa, di cemento armato. Sei più tranquilla adesso? Per forza. Tu fai tutto così semplice. Ma no, cara, sono le cose ad essere semplici. Ci vogliamo bene. E allora cosa andiamo cercando? Non mi riesce mai di parlare con te. Ma si può sapere cosa ti succede? Ma cosa vuoi che ti risponda? Che non ti amo? Se ti fa piacere te lo dico, ma non è vero. Va bene, mi ami, questo l'ho capito. Ma tu pensi che sia tutto, che non abbia bisogno di altro? Scusa, ma non capisco. Ma ti preoccupi mai di sapere quello che penso? A parte il fatto che tu mi ami e io ti amo? Di come sono fatta, delle aspirazioni che ho? Hai fatto le scale fino quassù per chiedermi questo? Ma di che cosa vuoi che parliamo? Sempre d'amore e di cemento armato? Senti, Liana, a queste cose mi sembra che tu ci pensi abbastanza anche da sola. Anzi, vuoi che ti dica? Pensaci un po' meno e sarai molto più tranquilla. Thank you.
Andiamo a salutarlo. No, davvero. Le ore della notte le dedico al mio lavoro, senza eccezioni di sorta. Nemmeno per Sergio? Nemmeno per Sergio. Facci tu piuttosto. Mi secca andarci da sola. Avanti, non fare l'ipocrita, Liana. Sai benissimo che sei venuta qui con la precisa intenzione di andare a trovare lui. Successo lo devo a lei. Non mi sentivo di dirigere stasera, ma lei era nella sala e allora... Mi ha veduta. No, ma sapevo che c'era. Andiamo. Dove? Andiamo. Mi aveva detto che non sarebbe più tornata qui, ma io non potevo stare senza di lei. Non ha pensato che poteva anche dispiacermi? Credevo che non l'avrebbe mai saputo. Comunque, se è una cosa che le dispiace tanto, si può rimediare. Quando si sposa? La settimana prossima. Sarà il mio regalo di nozze. A meno che lei non tema di mostrarsi a suo marito con quella personalità. È Sergio che mi ha immaginata così. Anch'io la vedo come lui. Se vuole, il quadro sarà a casa sua domani. Non c'è nessuna fretta. C'è, invece. Ho firmato l'impegno per una tournée all'estero. E domattina parto per Amalfi, ho una casa laggiù. Mi preparerò nella calma e nella solitudine. Così può darsi che questa sia l'ultima volta che ci vediamo. Qui c'è una cosa che può interessarla. Una inchiesta fra le ragazze che, come lei, sono sul punto di sposarsi. Ecco. Si segna 5 quando la risposta alla domanda è affermativa, 0 quando è negativa. Prima domanda. Il vostro fidanzato rappresenta il tipo ideale del giovane che scegliereste per un grande film d'amore? Oh, no, di certo. Zero. Seconda domanda. Vi darebbe fastidio se il vostro fidanzato tentasse di avere in anticipo ciò che per consuetudine non gli viene accordato che dopo il matrimonio? Dipende. Potrei anche prenderla a schiaffi. Terza domanda. Vi gettereste dalla finestra se veniste a sapere che il vostro fidanzato non è stato sempre fedele durante il periodo che precede le nozze? Che domande stupide. Ma allora è chiaro. Che cosa? Non si accorge che sta per commettere un vero e proprio delitto contro se stessa. Parliamo d'altro, per piacere. Lei ha tutte le carte in mano per poter essere indipendente, il carattere, l'intelligenza, un lavoro che le piace. La bellezza, un mezzo anche questo che è dato alle donne per dirigere e plasmare il proprio destino. E con tutto questo lei sceglie la soluzione più banale. Allora il matrimonio è fatto solo per chi è stupido o brutto. Prima ancora di conoscere cosa sia la vita, lei sacrifica la sua ad un uomo che si comporterà come se avesse sposato un'oca. Che cosa ne sa lei? Ad un uomo che lei non ama nemmeno. Cosa dovrei fare allora? Non ascoltare che se stessa. Guardare la vita in faccia. Essere una donna libera. Sono convinto che se ti proponessi di andare domattina da tuo padre a chiedere la tua mano, tu cascheresti subito tra le mie braccia. No, Gerard. Sì, invece. Ma se ti domandassi di prendere da sola la responsabilità delle tue azioni, se ti dicessi, Liana, partiamo domattina insieme per Amalfi, non sarei che un uomo volgare da cui bisogna guardarsi. No, non è vero. Il treno per Amalfi parte domattina alle 8. No. Sai che ora è? Un'ora qualsiasi. In cui la gente per bene non è per la strada. Qualunque cosa ti dicessi sarebbe per te una bugia. Mi credi colpevole, mi condanneresti lo stesso. Basta, Liana! Sì, basta, papà.
ma cerca di capire che la morale non ha mai rispettato l'orologio. Tutte le ore sono buone per non essere una ragazza per bene quando si vuole. Non so che mi trattenga dal darti uno schiaffo. Fallo, è facile. E tu che fai qui? Va a letto. Dove vai? Lascia che le parli. Ti prego. Bisogna che tu lo capisca, papà. Lo capisco. 8 giorni prima del tuo matrimonio. Questo è il dramma. Sì, ho paura di sbagliare. Di non amare Fernando. E te ne accorgi adesso? Quando non aspettiamo altro che questo giorno, quando tutto è pronto. Anche il velo. Sì. Che un giorno ho portato anche io. E tua madre prima di te. Tutte le donne della famiglia l'hanno portato, lo so. Sono state tutte felici. Anche tu? Certo. Ma dimmi un po', Liana, che cosa credi che sia la felicità? Da quando tuo padre ed io ci siamo sposati, siamo sempre stati uniti. E io mi sono sentita difesa, protetta. Tutta qui la tua felicità. No, mamma. Sposarsi soltanto per assicurarsi il futuro, per non dover aver paura, è come suicidarsi. Ma che cosa dici? Perché mi rendo conto di quello che tu hai dimenticato. Ho sempre avuto paura di pensare. Non voglio buttarmi via come una cosa senza importanza. Io valgo di più. Cosa vuoi sapere tu della vita? Se da quando hai sposato papà non hai altra personalità che la sua e non riesci a vedere più lontano della porta di casa. Ah, no, senti, questo non te lo permetto. Hai ragione, mamma, il forte mio che parlo troppo. Ma io voglio che tu abbia fiducia in me, che tu ti confidi. Oh, è difficile, sai. L'hai visto anche tu. Il mondo cambia, le idee anche. E forse in fondo sono io che... Niente, non parliamone più. Ah, no, 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 bisogna parlarne, bisogna parlarne. Ma non capisci che stai dicendo delle sciocchezze, delle enormi sciocchezze? Ebbene, allora lasciatemi stare, te, papà e Fernando. Thank you.
Sei felice? Ti amo. Ripetile. Perché? Perché non bisogna mai dare troppa importanza a quello che dico. Anche se è la verità, come adesso. Perché scappi? No! No! Gerardo? Sì. È meraviglioso vivere con te. Come te. È come se fino ad oggi non avessi saputo vedere le cose che ci sono intorno. Passavo accanto a loro senza accorgermi che avessero una vita. Credi che sia perché sono innamorata? Che vedo tutto quanto così bello? Non so, ma è certo che senza di te sarei molto triste. E credi che possa durare per sempre? Dipende da quanto tempo intendi per sempre. Comincio a pensare che tu abbia paura di essere innamorata e ti stia difendendo. E io comincio a pensare che tu voglia ragionare troppo sulle cose. Andiamo a colazione. Liana. Ciao, Liana. Buongiorno, signor Angeli, come sta? Buongiorno, Liana. Buongiorno, avvocato. Che bella sorpresa. Siete arrivati oggi? No, sono qui da qualche giorno. E abitate qua in albergo? No. Beh, ci terremo compagnia lo stesso. Verremo a trovarvi. Anche i tuoi sono ad Amalfi? No, sono sola. Ah, bene, bene, cara, non ti tratteniamo. Vai pure. Arrivederla, signor avvocato. Addio, cara. Ciao, Liana. Chi sono? Amici della mia famiglia. Ti dispiace? No. No. Prima o poi doveva accadere. Senti, oggi andiamo a Ravella. C'è la villa dove Wagner ha composto il Parsifal. Sarà bello visitarla insieme. Buongiorno, maestro. Prego, signora. Mi piace quello che stavi suonando. Ti dispiace se rimango qui a sentire? È strano, è così bello che ho l'impressione di averlo già sentito. È questo che hai già sentito. È Chopin. Quasi identico, vero? Hai detto che c'è la posta? Sì, è là. Sono di ammiratori? Soprattutto di ammiratrici. E ne ho molte di ammiratrici io. Mi dispiace d'averti disturbato. Ma io ti amo, Gerardo. Non pensavo di poter essere così felice. Posso? Ed è il mio impresario. Il concerto a Salisburgo è per il 15.
Mi si chiede di fissare le prove. Sì, già. Cara, è un mese che siamo qui e non lavoro. Spero che non me lo rimprovererai tutta la vita. Allora, quando partiamo? Io parto domani. Tu quando vuoi. Io? Non parto con te. Scusa, cara, ma forse noi non ci siamo capiti. Siamo stati molto bene assieme, un bel sogno. Ma era evidente che prima o poi ci saremmo svegliati. Per pensare io al mio lavoro e tu al tuo. Capisco, allora è già finito. Quando lavoro devo essere solo, lo sai. Immagino che non ti sarai ribellata contro il tuo matrimonio per cercare la stessa schiavitù vicino a un altro uomo. Hai voluto essere libera, lo sei. Non ti ho promesso niente di più. È giusto. Siamo della stessa razza, noi due. Io e te non siamo della gente comune. Abbiamo bisogno della vita intensa, dell'imprevisto. Questo non vuol dire che le nostre strade non si incrocino più. Chissà che un giorno non ritroviamo in qualche parte del mondo l'incanto di Amal. Naturalmente. Questo non è nemmeno letteratura. È orribilmente romantico e basta. Stai rigirando intorno a una cosa che non esiste. Cioè, la tua sofferenza esiste, ma... ma il resto... Ma come puoi non capire? Mi sforzo di capire. Senti, che nella mia vita io abbia amato o no, questo poco conta. E poi non ti riguarda, ma... Ma se soffro io cerco una strada per uscirne. No, tu... Tu ti contenti del tuo lavoro. Vorrei che bastasse anche a me. No, ti sbagli. Per te non è possibile. Perché non è possibile? Ma perché non sei il tipo? Per te il tuo lavoro non potrà mai essere tutto. Ecco qua, ho la lettera. Il mio amico mi ha detto che Bourdin è un architetto molto conosciuto a Parigi e potrà certamente darti un lavoro. Grazie, Sergio. Figurati. Ah, voi due continuate pure a chiacchierare, non mi disturbate affatto. Non cercare di farmi cambiare idea. So di avere ragione. Mi hai chiesto che cosa penso e io te lo dico. Tu vuoi raggiungere la libertà attraverso la solitudine, richiudendoti in te stessa. Bene, è un modo che non mi sembra adatto a te. È una libertà che costa troppo, cara. E non credo che tu possa pagare tanto. Io credo di sì. Non si può buttare via tutto quello che ci dà fastidio così in blocco. Qualcosa ci rimane sempre attaccato addosso. Per questo voglio vivere all'estero, solo in un paese dove nessuno ti conosce, in cui tutti parlano una lingua che non è tua. Puoi essere abbastanza sola per liberarti di tutto. E ricominciare da capo. È una soluzione. Come quella di tornare a casa tua. E magari riconciliarmi con Fernando, vero? Ammesso che lui abbia così poco carattere da accettare, perché no? È un bravo ragazzo. Già, e rappresenta quello che mi impedisce di vivere come voglio. Accidenti. Che c'è adesso? Mi sono sporcato le scarpe con la vernice. Insomma, se veramente per te non è una questione d'orgoglio... Che c'entra l'orgoglio? Tanto meglio. Dopotutto hai il diritto di provare. Allora, Liana, puoi partire. Solange ti ha dato il permesso. Solange poteva stare tranquilla. La pagavo cara la libertà che avevo voluto. Il mio lavoro nello studio dell'architetto consisteva nel copiare i disegni degli altri e guadagnavo appena di che pagare una povera, misera camera. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le projet définitif a été approuvé par la commission municipale. Commençons à établir le projet des intérieurs. Dès qu'ils seront prêts, dites-le-moi tout de suite et envoyez les détails au bureau de la propagande. Si conosco Roma. Nel 1934 sono stato qui de Rome per l'architettura. Valeva la pena. Da 20 anni non faccio altro che disegnare per un altro e l'unica mia costruzione è stato un chiosco per giornali. Non le sì. Ah, forse perché
Le piace un po' troppo il Pernod? No, il Pernod è venuto dopo, per non pensare troppo. All'università avevo un compagno, era un somaro e non ha nemmeno finito gli studi. Io invece ero destinato alla gloria. Adesso lui è Fégret, Christian Fégret. E moi, io sono qui. Fégret? E chi è Fégret? Ah, per esempio, mi immagino la faccia che farebbe se sapesse che c'è qualcuno che non lo conosce. Miss, a propos, vuole che glielo presenti? Forse può fare qualcosa per lei. Fégret, è la banca Fégret, quella che finanzia le imprese delle nuove costruzioni al Bois de Boulogne. Sì, 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 può fare qualche cosa per lei se vuole. E adesso che mi ha parlato del suo lavoro, possiamo andare a cena insieme, non so, possiamo andare a Montmartre, a Saint-Germain, al Bois. Ah no, stasera veramente sono molto stanca. Vous êtes très fatigué, ma noi dobbiamo parlare, possiamo andare al Bois, che è più tranquillo. Posso passare domani al suo ufficio? Al mio ufficio? Oh, mon Dieu, devo ricevere 50 persone e questa sera ne ho mandati al diavolo parecchie per uscire con lei. Ecco, quelli sono i palazzi che noi costruiamo. Un affare che supera i 3 miliardi di franchi. Il progetto di cui gli ho parlato si adatta proprio a questa zona. Penso che due grandi gettate di cemento armato potrebbero riunire le costruzioni. E come un arco, capisci? È un vero peccato vedere una bella bocca come la sua pronunciare parole così barbare. Parliamo seriamente. La sola cosa che cerco è del lavoro. Vorrei poterla aiutare nel suo lavoro, ma per delle cose molto più importanti, perché dispiace vedere una donna bella cercare lavoro quando ci sono delle sartorie piene di toilette pronte per lei, dei gioielli nelle vetrine di Rue de la Paix. Insomma, lei potrebbe chiedermi di aiutarla in qualunque cosa, basta che mi dica una sola parola. Che naturalmente dovrei dire a lei, e possibilmente stasera. Ma rifletta un istante, lei è l'espressione della primavera, a lei non si può negare nulla. E di architetti io ne ho da vendere. Vecchi, giovani, con la barba, con gli occhiali, ma perché vuole confondersi con loro? Vuole fermare? Lei vuole scegliere? Non volevo offenderla, lei è libera. Appunto, libera di risponderle di no. La fortuna le passa accanto e lei la lascia scappare. Di fortune simili se ne trovano a tutti gli angoli di strada. No, no, lei si sbaglia. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir, Jules. Bonsoir, patron. Un coup de blanc. Un café crème, s'il vous plaît, avec brioche. Bon, ma petite dame. Alors, tu l'as retrouvé ton portefeuille? Oui, sous le coussin, en nettoyant la bagnole. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Alors, maintenant? Ernest, verse-moi deux fines. Mon vieux, est-ce que j'ai eu chaud? Qui paie. Qui est? Sono io. Salve. Oh, Michele. Ce n'è voluto per trovarti, è da ieri che ti cerco. Sai, ho cambiato parecchi indirizzi. Siediti. Grazie. Ma che cosa fai a Parigi? Cosa vuoi che faccia? Lo sai che vendo ombrelli. Sono qui per un affare importante. Piuttosto, mi sembra che qui... Un momento difficile da superare. Come sta Anna Maria? Benissimo. Solo è furibonda perché non l'ho portata con me. È a casa mia. Tirano avanti. Leonora diventa donna ogni giorno di più. E mamma? Sai, il cuore è un po' faticato.
ma ora sta bene. E di me cosa dicono? Io e Anna Maria credevamo alle tue lettere, tutte piene di bugie. Tutto va benissimo, guadagno molto bene, ho un piccolo appartamento delizioso. E invece? Io sto bene anche così. E adesso, per favore, accompagnami all'ufficio, se no faccio tardi. Volentieri. Facciamo colazione insieme? A mezzogiorno non ho che mezz'ora. Stasera, se vuoi. No, stasera non posso, ho già un impegno con un amico. Ah. No, anzi, benissimo, mi è venuta una magnifica idea. Quale? Stammi bene a sentire. Oh, scusa, mi sono in ritardo. Certo che lo sei, come sempre, naturalmente. Mi spiace. Ti prego, Michele, presentami piuttosto. Il commendatore Massimo Marchi, ho accennato al commendatore. Sì, no, sì, lascia andare, il commendatore. Marchi è un magnate dell'industria navale. Insomma, è nelle navi quello che io sono negli ombrelli. Le costruisce? No, io le faccio navigare. Un per no per incominciare? Sì. Con piacere. Dunque, è riguardo al lavoro che potresti fare? No, di affari parleremo più tardi. Proporrei per prima cosa di andare a cena. La mia è una Roma un po' speciale. Ciampino, Ministero, Ministero, Ciampino. Saranno presto gli unici luoghi che ricorderò di Roma. In fondo è una vita brillante, piena di soddisfazioni. No, per niente brillante, anzi, è piena di contrattempi. Potevo andare finché ero giovane, ma ritrovarmi alla mia età, sempre di corsa, dietro al lavoro, vivendo in albergo, mangiando al ristorante, senza una casa. Una casa? È la tua villa di Roma? Già, a Roma ho una villa. Fu Michele a comprarmela. Un magnifico affare. Sì, un affare, come dice lui, ma io ancora non l'ho vista. E per i suoi affari si fida di questo ombrellaio? Si fida. No, l'ho comprata anche per una questione sentimentale. Perché? Così, pensando che un giorno mi sarei fermato. E siccome ho fortuna, ecco qua l'architetto ideale per arredarla. Perché ho sempre pensato che le donne siano le più adatte per arredare una casa. Allora siamo d'accordo? Bisognerebbe parlarne. Ma parliamone subito. Domani parto per New York e non ritorno che tra due mesi. Sì, ma dovrà almeno approvare i progetti. Già approvati, carta bianca in tutto e per tutto. D'accordo. Ma sa, non so se merito tanta fiducia. I migliori affari che ho combinato sono quelli basati sulla fiducia. E io sulla fiducia mi sono preso le più belle buggerature. Michele. Ah, bene. Sto cercando di ritrovare le stesse tinte di quello antico. Se ti dedicassi ai falsi diventeresti milionario. Eccellente idea. Dicono che ci siano solamente 300 Raffaelli autentici in giro, di cui almeno 2000 sono in America. Potrei metterne in circolazione qualcuno anch'io. Guarda un po'. Pensavo di mettere qui due fili di colonne per spezzare l'ambiente. Che cosa ne pensi? Sai che ti dico, dal momento che pagano hanno ragione loro. Signori, può dare un'occhiata per la bordatura delle tende dello studio? C'è questa, oppure un po' più chiara? Ma mi pare che questa vada bene. Come gli farà lei? Andiamo su prova, deciditi una buona volta. Leonora a quest'ora deve essere in casa. Pronto? Pronto. Chi parla? Era papà. Anna Maria mi ha detto del tuo ritorno, ma siccome non mi hai cercato, credevo tu non volessi vedermi più. Che idee. Chi stai cercando? Spesso viene papà a prendermi. Non mi lasciano mai tornare a casa sola. Sarà meglio passare di qua, papà non fa mai questa strada. Ma non è in tribunale a quest'ora? No, da quando mamma sta male. La mamma sta male? Che cos'ha? Angina pectoris. Ma adesso sta meglio. Ma sicuro almeno? Il dottore dice che è inutile tormentarla con le cure. Allora le danno un calmante quando i dolori diventano troppo forti. E tu che cosa fai? Beh, ho molto lavoro. Sei contenta? Non bisogna essere troppo difficile. Sai, non si parla mai di te a casa. Come se tu non esistessi più. Ma tu hai fatto bene ad andartene. Sei troppo diversa da loro. Ma io voglio rivedere la mamma, capisci? Tu li conosci. Dovresti vedere la mamma di nascosto, lei dice tutto al papà. A meno che... A meno che? La mamma va ogni sera in chiesa per il rosario. Oh, Liana! Mamma! Liana, cara, come stai? Ma perché? Mai un rigo in tutto questo tempo. Oh, mamma, io come posso dirti? Non potevo stare senza rivederti.
E papà? Papà? Oh, papà non è cattivo. Ma anche lui lo sai, con le sue idee. Capisco, ma... Che cosa fai adesso? Dove abiti? Ho il mio lavoro. Solo il mio lavoro. No, aspetta. Quando ti rivedrò? Quando vuoi tu, mamma. Sì. Te lo farò sapere dell'Onora. Ma non telefonare a casa, è meglio. Certo, mamma. Lei? Ha fatto buon viaggio? Sì, grazie. Vede, stavo fotografando la mia opera. Il lavoro è finito e volevo conservarne il ricordo. E così questa è casa mia? Come vede, l'ho fatta secondo il mio gusto, come aveva detto lei. Una casa moderna con mobili antichi. Devo confessarle che non avrei mai immaginato di trovare una casa così... Sì, così. Ho cercato di creare un clima piacevole. Naturalmente lei avrà bisogno di molte altre cose. Ah, soprattutto il coraggio di abbandonare la mia stanza d'albergo. Sa, io non ho mai posseduto una casa mia. E adesso che la vedo bella e pronta, devo abituarmi, non è facile. E lei non ha mai fatto un progetto per una casa sua? No, sarebbe un progetto troppo difficile. Mi pare che qui dentro lei abbia messo molto di lei stessa. Ho paura che mi ci sentirò sempre come un invitato. Allora in questo caso ho sbagliato tutto. No, 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 anzi. Ma quando mi troverò qui solo, credo che mi accorgerò che non era solamente la casa che mi mancava. Sono sicuro che in pochi giorni si sentirà perfettamente il padrone. Ah, ci sono degli altri mobili che dovrei scegliere insieme a lei. Potremmo fare il giro degli antiquari. Crede che potrò esserle utile? Naturalmente. Quando andiamo? Oh, quando vuole, domani. Domani? D'accordo. Va bene. Allora le telefonerò. Arrivederci. Arrivederci. Questo lo avrei scelto per la stanza da pranzo. Le piace? Io credo di sì. È un pezzo olandese del XVIII secolo. I colori del legno orientale sono una specialità di quello stile. Ah, beata lei che ha l'arte di guardare la bellezza. Purtroppo è una virtù che non si può insegnare. Come l'arte di costruire la ricchezza. Ha toccato. Oh, mi scusi, non volevo essere scortese. No, scherzavo. Però non so se senza di lei avrei osato comprarlo. Perché? Perché ognuno di questi oggetti, di questi mobili, è stato testimone di molte altre vite. Non è facile sapere dove metterli e come metterli, perché si sentano veramente a casa loro. Vede, quel mobile là... Semplicissimo, fra le due finestre della camera da pranzo ci si troverà benissimo. Ha lo stesso stile del padrone di casa. Ah, perché ho uno stile io? Certamente, è molto personale. Ah, questo non me l'aspettavo. È incredibile come lei riesca a trovare in me cose che vede lei soltanto. Ma no, le vedrebbe chiunque. Beh, senta, forse le sembrerà ridicolo. Un uomo alla mia età rischia sempre di essere buffo quando dice di queste cose. Sapevo quello che stava per dirmi. Aspettavo quel momento quasi con spavento. Invece quando parlò con quella bontà, quella semplicità che solo Massimo aveva, sentì una grande calma discendere in me. Lo guardavo e sentivo molta gratitudine per lui. E avevo voglia di piangere. Ci siamo sposati in maggio. Massimo sembrava il più felice degli uomini. Ed anch'io ero serena. Al ricevimento nella nostra grande casa c'erano i miei amici. E forse ci invidiavano. Confetti, proprio oggi che abbiamo deciso di lasciare. Non dargli retta, senza di me diventerebbe un imbianchino. Oh, che orrore! Si può fare la corte alla sposa? No, no. Solo tra qualche giorno. Oh. No, sono così felice. Non sono mai stata tanto felice. Ah, i confetti. Scusate un momento. Prego. Senti. Leonora? Le valigie sono in macchina? Sì, signore. E di là c'è ancora da bere? Certamente, signore. Allora porta qua tutti insieme.
ce ne andiamo. Ma i nostri ospiti... bevono. E allora andiamo. Così incominciò il mio viaggio di nozze. Ho fatto il giro del mondo. Un anno. È già passato un anno di vita insieme. Tu sapessi come vorrei poterti rendere felice, Massimo. Ed è ingiusto che tu non lo sia, con tutto quello che fai per me. Una volta di più mi sono sbagliata. Per te non ho che stima. E questo non basta, anche se contavo su di essa per liberarmi della mia solitudine. Non potevo sapere che la solitudine in due è ancora più triste. Ecco qua. Ancora un viaggio? Sì, domani. E scusami se ti faccio sempre fare i bagagli in fretta. Che vuoi, ormai mi ci hai abituata. È da un anno che viviamo così. Sì, ma questa volta il telegramma che mi chiama Baltimora è indirizzato anche a te. A me? Sì. La petroliera che scenderà in mare si chiamerà Liana. Liana? Sì. E voglio essere il primo a felicitarmi con la madrina. Oh. Perché sempre questi regali? Perché non ne ho ancora trovato uno degno di te. Vorrei trovarti un difetto. Avere una cosa precisa contro di te. Invece la tua perfezione mi obbliga a ripetermi che tutto il male viene da me, solamente da me, perché la ferita che porto è inguaribile. Bisogna telefonare a Sergio che non andiamo alla festa. Perché? Ma se dobbiamo partire domattina. Oh, l'aereo parte alle 11. Abbiamo tutto il tempo di andarci, se ti fa piacere. Cos'è l'inesistenzialismo? Ma è la nuova corrente di pensiero che tenta la conquista dell'assoluto rinnegando il contingente, cioè l'esistenza per raggiungere l'essere, il che è impossibile e quindi si precipita nel non essere rifiutandosi di esistere. Ha capito? No, io neanche no. Io. Sei sicuro di non bere troppo? Ah sì, può darsi. Buonasera, Liana. Sono felice di vederla. Come sta? Mio marito, il maestro Villabruna. Ah, appena un'ora fa ascoltavo il suo concerto alla radio. Vuol sedersi con noi? È troppo gentile, siete con degli amici. Mi fai ballare, Sergio? Scusate. Ti accomodi? Grazie. È una fortuna avervi trovato qui, ero un po' disorientato da questa atmosfera. Già, una strana atmosfera. Anche noi siamo qua per combinazione. Si vede che era scritto che dovessimo incontrarci. È andata bene la sua tournée? Quale? Ma l'Austria, Salisburgo. Ne ho fatte altre dopo. Inghilterra, Parigi, Baltimora. Anche noi partiamo domani per Baltimora. Si vede che non era scritto che dovessimo incontrarti. Proprio perché siamo sempre in giro, non ho potuto felicitarmi per il suo matrimonio. Grazie. D'altronde era impossibile che una signorina come Liana Franci non avesse un destino così brillante. La ringrazio. L'architettura, abbandonata? Sì, completamente. Era logico. Un tavolo da disegno e il ponte di un cantiere non fanno per lei. Lei crede? Certe cose bisogna lasciarle a quelle brutte, che si consolano lottando per una indipendenza che nessuno vuole negargli. I vostri amici non ritornano. Vi prego di scusarmi con loro. Oppure no, qualche volta bisogna dispiacere agli amici, vero? E chissà che un giorno le nostre strade si incrocino di nuovo. Ce l'auguriamo. Buonasera. 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 Cos'hai? Ah, niente. Sto benissimo. Oh,
Se sei stanca possiamo tornare a casa. No, anzi, adesso ho voglia di ballare. Volentieri. Ma che invecchiamo qui? Il tassametro cammina lo stesso, no? Si capisce. E allora invecchiamo qui. Ero sicuro che saresti venuta. Pronto? Ah, sei tu. Per forza non rispondevo, sono entrato adesso. Eh? Ah. Un momento, scusa. Avevi ragione, l'ho trovato. Quando torna tuo marito? Te lo farò avere prima. Certo che sarebbe grave. Adesso puoi dormire tranquilla. Ma sì, buonanotte. Non avevo previsto che saresti venuta qui. Ma come vedi, non ti ho mai abbandonata. E così ho fatto da padrona di casa per tutte quelle che vengono qui a dimenticare qualcosa. Non sono un santo io. E anche tu sei sposata. Così va meglio, no? Dimentichi la musica. Ah, già. Brahms? No, io ero Tchaikovsky. Ah, ricordo. Parti con tuo marito? No. Bene, di nuovo libera allora. Così come ti ho creata io un giorno. Forse un po' troppo bruscamente. Ma ti giuro che in questi anni ti ho aspettato. Cosa fai? Me ne vado. E perché? Perché non ti amo più. E allora perché mi hai seguita? Non ero certa. Ma ora lo sono. E credi che ti lasci andare così? Non ti rendere ridicolo, Gerardo. Sei stato tu a rendermi una donna libera. Allora sono libera di trovare insufficienti le emozioni che certe donne cercano quando i loro mariti sono in viaggio. Ci sono cose più importanti nella vita. Lo so, i brillanti, le pellicce. No. Non capirai mai. Non sarai mai un grande artista. E te ne accorgi ora? Non sai che prendere tu. Un artista deve dare. Abbiamo cercata dappertutto. Massimo, ascoltami. Io vorrei tanto non farti soffrire. Ma tu hai il diritto di sapere la verità. Io non posso più. È inutile spiegarti, vero? Lo sai che nome si dà alle donne che si comportano come te? Ci tieni tanto a dirmelo? Hai fatto di tutto per meritartelo.
Liana. No. Niente. Viaggiatori dell'aereo in partenza per Baltimora sono pregati di presentarsi al personale di controllo. L'equipaggio del volo 275 è desiderato all'ufficio movimento. Ma si può sapere dove vai? All'albergo. Perché non sei partita con Massimo? Perché no? E allora perché non resti qui? Oh, cara, quante domande. Non ho voglia di rispondere. Avete litigato? No. Ma io voglio sapere. Sapere che cosa? Quando sei entrata pioveva, adesso c'è il sole. Anche nella vita si può cambiare così d'improvviso. E non riguarda che me. Io non vorrei che tu sbagliassi. So quello che faccio. Prendimi quel vestito per piacere. Pronto? Pronto, vorrei parlare con la signora Marchi. Sei tu, Liana? Pronto, pronto. Cliente. Da un po' di tempo non è più Sergio a scegliere i soggetti, ma sono i soggetti a scegliere lui. Bene, avvilitissimo. E allora, continuerai a stare in albergo? Può darsi, non lo so. Massimo ha scritto che lascia a me la casa. Dice che l'ho costruita io e che gli sembra giusto così. Però, chi se l'aspettava? Una certa classe. Già, tutti sono meravigliosi, solo io mi comporto male. Scusami, ma anche se ti sono amica, posso dirti quello che penso, no? Avete tutti ragione. Lo so che la colpa è mia. Ho voluto mettere Gerardo su un piedistallo solo perché approvava tutto quello che dicevo. Ho voluto farne un dio. E mi sono creduta tanto forte da poter sposare Massimo senza amarlo. Solo per non volere dichiararmi vinta. È inutile recriminare, Liana. Non serve a niente. Sì, sì, lo so. Ma sono verità che preferisco dirmi da sola. Così, niente più Massimo, niente Gerardo. Si riparte da zero. Ti scandalizza? No, niente mi scandalizza. Se li consideravi due pesi morti, hai fatto benissimo a liberartene. Beh, vedremo in seguito. No, non ci sarà seguito. Riprenderai il tuo lavoro? L'unico lavoro che mi è stato affidato era per un uomo che cercava il coraggio di chiedermi in moglie. C'è da credere che come architetto io non desti molta fiducia. Non esagerare. Senti, Anna Maria vuole ingrandire la villa. Potremmo parlargliene? Mi ha detto che se faceva in tempo sarebbe venuta qui stasera. Anna Maria, da quanto tempo non la vedo? Sa trovare la felicità in un barattolo di marmellata. Lo sai? Aspetta un bambino. Ah, sì? Sì, suo marito è letteralmente impazzito. Per quello vogliono ingrandire la villa. Le parlerò un'altra volta, ho voglia di tornare in albergo. Scusami. Vuoi che intanto le dica qualcosa? No, grazie, ne riparleremo. Sì? No, Liana è già uscita. In questo momento. Come? Liana! Liana! Ha telefonato Leonora, devi andare a casa, tua madre sta male! Liana! Oh, Liana, grazie di essere venuta. Dio mio, quanto fastidio vi do a tutti quanti. Oh, mamma. Cara, adesso sono tranquilla per te. Hai un uomo che ti ama veramente e che potrà esserti d'appoggio per tutta la vita. Ma Leonora, Leonora mi dà tanta preoccupazione. È così giovane, aiutala. Aiutala tu, sì. Sì, tu sei l'unica persona che può farlo. Hai avuto una vita così difficile.
Te lo prometto. E papà? Hai visto come giù? Come invecchiato in questi ultimi tempi. Sono stanca. Sono un poco stanca. Solo quando non ci sei stata più ho capito che era la tua casa, mamma. Quando mi sono accorta che ogni cosa parlava di te. Com'è difficile far vivere una casa. Non mi occupavo d'altro e non avrei mai immaginato che potesse prendere tanto tempo. A te aveva preso una vita e avevi paura che ancora non bastasse, che noi da soli non ce la facessimo. Forse allora mi sono accorta di quanto ti volevo bene. Anche oggi è un fiasco d'olio. Bisogna stare attenti, l'hai comprato uno 2 giorni fa? Cosa vuol dire dati alla signorina? Mia sorella ti chiede dei soldi? Eh sì, ma è stata la prima volta. Voleva comprare la stoffa per un vestito. D'ora in poi dirai alla signorina di rivolgersi a me quando ha bisogno di denaro. Sì, signora. Io vado. Buonanotte. Arrivederci. Ma esci anche stasera? Sì, perché? Perché mi sembra che tu esca un po' troppo spesso di sera. Questo non mi piace. A me sì. Leonora? Sì? Dove vai? Al cinema con Ingrid, sai, con la mia amica svedese. Ti dispiace? No. Ma mi dispiace che tu chieda il denaro che ti serve alla donna di servizio e non a me. Tu non c'eri e mi servivano. Tu non volevi che ti chiedessi troppe cose. Proprio così. Non sono obbligata a dirti tutto. Aspetta. Senti, tu hai sempre fiducia in me, vero? Se tu avessi qualcosa da dirmi, sai che io ti potrei capire. Sta tranquilla. Ho fiducia in te. Ma non c'è proprio niente. Tanto meglio. Divertiti. Qualche volta sei un po' dura con quella povera ragazza. Beh, io me ne vado a dormire. Non star troppo alzata, eh? Sì, era proprio difficile prendere il tuo posto, mamma. Ma tu li avevi affidati tutte e due a me. È vero, non potevano vivere soli, né papà né Leonora. E io avevo rinunciato a te per la libertà. Libertà. Che strana parola, che mi sembra ora senza significato. Ero talmente preoccupata per Leonora che non pensavo più a me. Non desideravo più niente all'infuori di evitare a mia sorella le mie stesse esperienze. Finestra, ti ho visto arrivare. Per combinazione o mi aspettavi? Era la tua amica Ingrid che ti ha accompagnato con il taxi? Sì, e perché? Perché se tu avessi un flirt sarebbe più che normale. È della tua età. E non avresti bisogno di dirmi bugie. Io non ti dico bugie. E vorrei che ti mischiassi un po' meno nei fatti miei. Stai diventando peggio di papà. No, sei tu che ti stai comportando in modo strano. Non c'è nessuna ragione di nascondermi, per esempio, che non vai più all'università e non hai dato nemmeno un esame. Come lo sai? Ha telefonato una tua amica, Marcella, mi pare. Voleva sapere se stavi male. È un mese che non ci vai. E va bene, avevo intenzione di dirtelo. Voglio lasciare l'università. Ah. E perché? Perché voglio fare l'esame per entrare al conservatorio. Ho deciso di riprendere il pianoforte. Ingrid ha fatto l'esame e è stata accettata. Ma come mai ti è venuta questa decisione? Così all'improvviso? Perché è quello che mi piace di più, che si adatta di più al mio carattere. Cosa me ne faccio di una laurea?
Mi vedi a insegnare a scuola e poi cercare un bravo marito che mi secchi per tutta la vita? Ah, no, grazie tante, meglio la musica. Ma non dire sciocchezze. Sciocchezze? È strano come tu consideri sciocchezze le cose che non si riferiscono a te. Te ne sei mai accorta? So io come devo vivere. L'ho capito quando ho saputo quello che Tchaikovsky diceva di sé. Rimpiangere il passato, sperare nell'avvenire, non essere mai soddisfatto del presente. Bene, anch'io sono così. Chi ti ha detto questo? Ma è scritto in tutti i libri. Poi me ne ha parlato Ingrid. È una patita di Tchaikovsky. Briganti, non sparare bacia, mi avanzi di galera, chiuso per restauri. La valle degli uomini rossi, ricercato per omicidio. Eccola. Scusatemi, faccio presto. Carina, senti, perché non la porti al cinema con noi? Oh. Fammi meno lo spiritoso. Lo sai che comincia a seccarmi? Solange, saresti finalmente gelosa? Mi dispiace di averla fatta aspettare. No, non fa niente. Ho voluto vederla a proposito di Leonora. Sono un po' preoccupata. Ieri sera abbiamo parlato e mi ha detto della sua decisione. Ah, siccome lei è la migliore amica di Leonora, mi sono permesso di telefonarle anche se l'avevo vista solo una volta. Ha fatto benissimo. Che prende? Un Campari soda. Due Campari soda. Ho paura che Leonora sbagli a lasciare l'università per la musica. Come? Vuole entrare al conservatorio. Lei non lo sapeva? No. Ma sai, io sono rientrata a Roma soltanto questa mattina. Non l'ho ancora vista. Me ne parlerà di certo. Oh, senza dubbio. Quando gliene parlerà, cerchi di farla ragionare. O non che io sia contraria, ma voglio che ci rifletta bene. Ah, credo sia meglio non dire a Leonora che noi due ci siamo viste. Va bene, stia tranquilla. Grazie, non fumo. E i suoi studi come vanno? Dovevo dare 3 esami, ma non ho fatto in tempo. Ne ho dato 1 solo. 18. Ah, e che studi fa lei? Lettere, come Leonora. Ha bisogno di qualcosa, signore? No, no, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Sei tu, Liana? Sì, papà. Sono andata al cinema con Sergio e Solange. Beh, un giorno andremo assieme al cinema noi due. Ma di pomeriggio. Di là è pronto, se vuoi mangiare. Leonora non è rientrata? No, è andata con quella sua amica al concerto. Lo stanno trasmettendo per radio. Clara ti ha preparato la torta di mele. È ancora calda. RAI, Radio Televisione Italiana. È terminato il concerto diretto dal maestro Gerardo Villabruna, Orchestra Sinfonica di Roma della Radio Televisione Italiana.
Eleonora. Già. Dove sarà andata? Leonora. C'è tua sorella. Sapevo che t'avrei trovata qui. E io non immaginavo di trovare te. Bene, adesso lo sai. Vieni via. Perché? Posso agire anch'io come voglio? No. Non hai diritto. Non sai che è mia sorella. E tu non sai che è una ragazza stupida in casa di un mascalzone. Sai dire le cose in un modo. Ricorda che un giorno amavi soprattutto i miei difetti. Io non capisco. Che cosa ti ho fatto? Di che cosa vuoi vendicarti? No, guarda, ti sbagli. Io non voglio vendicarmi. Non mi interessi affatto. Ma penso che lei abbia il diritto di fare ciò che vuole. Come posso essermi sbagliata? Pensare che ti ho amato. Liana, io non sapevo, ti giuro. Che cosa vai dicendo? Non si tratta di me. Voglio impedirti di rovinare la tua vita. Perché hai rovinato la tua? Io non sono come te. Ormai è tardi. Lo amo. Non dirle, impossibile. E tu perché ti ho ferito nel tuo amor proprio? Mi odi fino a vendicarti con mia sorella. No, non è vero. Lui mi ama. Ma non vedi che mente? Lasciami! No! Adesso mi ascolti fino in fondo. No, non voglio sentire niente. Niente, hai capito? Tu dici bugie perché sei gelosa, sei gelosa. Leonora! Siamo in pieno melodramma, alla scena madre, con la fuga della giovane innocente, che tornerà, però. Guardami bene, Gerardo. Io sono pronta a tutto per salvare mia sorella. Sono pronta a uccidere. Sì, a uccidere. È troppo per così poco amore, no? Ma se ti diverte, fai pure. Anch'io mi sono divertito. Gerardo! Volevi uccidermi, no? E allora serviti. E anche carica. Avanti. Prendila su. E per rendere questo momento più suggestivo, ti faccio anche l'accompagnamento. Addio, amore inutile. Mio stupido amore. È molto più facile parlare e sognare che agire, non è vero? Per questo sei una fallita. Un po' come me. E per questo tu non...